Comodo? Non è meglio il lavandino, scusa. Tanto caldo il mio gattino. Ti sta bene davanti al ventilatore, vero Bonnie? Ma bisogna mettersi davanti, sai, non dietro. Eccoci qua, davanti al ventilatore, e scommetto che Bonnie è sotto il letto. Tutti dentro il cono d'aria siamo, vero Matisse? Cicetto Matisse, siamo tutti davanti al ventilatore, sparato a palla. Ninino. Ninino. Ecco, mi sono ricordata del tappetino rinfrescante. Subito. Bello il tappetino rinfrescante, vero? Era nell'armadio e non ci pensavo. Che scemetta che sono. Sei contento che te l'ho tirato fuori? Ecco, Chiama su Artù sul 800 tappetino 97 rinfrescante,500 il sostegno mini tappetino. Beh, un po' stai meglio però, vero? Pensi, povero. Oh, ho una buonissima notizia. Oggi, poco prima di uscire dal lavoro, mi è arrivata una telefonata ed erano quelli dell'aria condizionata che gli si è liberato un posto perché gli è saltato un lavoro e verrebbero addirittura domani. E allora mi tocca far venire qui mia mamma, siccome non sanno ancora bene a che ora, e dopo lei mi telefona e prenderò un'ora di permesso così. Non è che sia tanto bello, però all'ultimo momento un'emergenza, devo venire se non altro a sentire un po' di indicazioni. Ecco, allora domani mi mettono l'aria condizionata. Incrociamo le dita che non ci sia qualche imprevisto e che vengano veramente. Anche perché adesso sono 30 gradi ed è stato tirato giù tutto il giorno a casa. Ecco, tutto spostato. Hai visto? La nicchia è libera e il tavolo si è spostato momentaneamente, poi vedremo come sistemarlo. Visto Matisse? Bello, sarebbe bello poterlo mettere qui se non avessi i bidoni. Bene. Allora Matisse, come hai dormito stanotte? Bene? Io ho dormito bene, infatti sto sistemando dentro l'armadio. Stamattina sono un po' più pimpante del solito. E ho deciso di provarmi i vestiti che non metto da un po'. Allora, sì, dormito bene finalmente. È un sogno poter avere 27 gradi. È proprio una rivoluzione. Beh, magari lo sapete bene, ma per me è una novità che desideravo da tanti anni. Allora, il lavoro è andato tutto bene. Adesso vi mostro dove abbiamo deciso di metterla. Allora, l'unità interna l'abbiamo messa qui, che c'era già la predisposizione per la zona notte. Quindi riscalda, alla fine riscalda un po', riscalda, raffredda un po' tutto, perché proprio in mezzo all'appartamento. Oh, e chi c'è qua sotto? Chi c'è qua sotto? Una coda dentro il sacchetto ho visto andare. Chissà. Apprezza anche Matisse, CEA. CEA io lo adoro. Hanno tutte le taglie. Vestiti belli, cioè belli per me, nel senso che sono del mio stile, del mio gusto. E trovate tutte le taglie ed è fantastico. Vero Matisse? Che bella cosa che è. Trovate anche le taglie per i gatti, un po' cicciotti. Ecco, mi hanno messo un Fuji Electric. Questo è il telecomando ed è, adesso è spento perché sì, lo accendo
oggi pomeriggio se fa caldo a casa, stasera, ecco, con tutte le funzioni è un po' complicato se si deve programmare, infatti devo studiarlo bene. Per adesso lo accendo e lo regolo direttamente con questi puntini, con questi pulsantini qua. Qui c'è l'unità esterna che è bella grossetta, perciò niente, stava solo qui perché c'era già l'attacco qui sopra. Mi hanno fatto la canalina, per adesso così. Per adesso ho messo il mobiletto davanti perché il mobiletto qua ci vuole. Poi magari lo faccio fare uno su misura al papi che inglobi anche la macchina. L'altra opzione per mettere l'aria condizionata era là sopra, ma era troppo vicina a quel mio tiragraffi XXL, non potevo certo spostarlo, sennò i miei gatti scappavano di casa senza questo tiragraffi. È tutto spostato, vero? Guardate che cielo, veramente bello. Ci sono i lampi, sarà il temporale stanotte, così non devo usare il condizionatore. Che bello! Sto riprendendo il temporale, Mattis. Questo era bello. Bello. Però non si sente il tuono, è lontano, lontano. Bello questo. Devo dare i voti. Do i voti ai lampi. Passasse un UFO anche. Cavolo, riprenderei tutta la notte, ma sarà meglio chiudere. Quindi, grazie a tutti per averci seguito anche in questo video e ci vediamo alla prossima volta. Notte, ecco, così si vede Matisse, che è qui vicino a me, nella notte. Ripreso dal faro. Accecato.